Tra l'altro, questo screenshot confermerebbe le voci che da un po' di tempo vedono Detective Pikachu 2 uscire quest'anno. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo video. È febbraio e, come ogni anno a febbraio, c'è il Pokémon Day. Mancano più di 20 giorni all'appuntamento più bello dell'anno, però, a dire il vero. Sono uscite già nuove informazioni, Q sta iniziando a dare Riddle, o così li chiama lui, come non ci fosse un domani, ma una pagina di un social che si usa in Cina ha un utente che ha 700.000 fan, a quanto pare, e hanno ripostato uno screen che ha lasciato lui. A detta di molti, questo screen sarebbe veritiero. Perché questa persona che ha 700.000 fan avrebbe rilasciato informazioni su Scarlatto e Violetto che poi si sarebbero rivelate corrette. E quello che ho letto è stato bellissimo. Ma andiamo con ordine, vediamo lo screenshot insieme. Tranquilli, niente spoiler, niente leak, niente di niente. È un rumor. Perciò non è confermato al 100%, però uno ci spera. Alcune cose potrebbero essere ed altre no, vediamole insieme. La decima generazione di Pokémon sarà sulla prossima console di Nintendo. E questo è in linea con il fatto che effettivamente, volendo o non volendo, Nvidia ha svelato il nuovo processore che andrà a montare sul nuovo Nintendo Switch, o qualunque sia il nome di questa console. Quindi si sa che sarà quel processore e quindi è confermato Nintendo Switch 2 per il 2024. Sicuro. Questo è sicuro, lo stanno dicendo tutti e quindi mi accodo perché sono una pecora. Poi avremo il nuovo DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto questo mese, nel mese di febbraio. Facciamoci i conti. Febbraio ha 28 giorni. Il Pokémon Direct c'è il 27. Lo annunciano per il giorno stesso il DLC. Può essere? Secondo me, dato che tutto quanto questo è un rumor, no, non è plausibile al 100%. Però c'è sempre il giorno del Pokémon Day e il giorno dopo, quindi vedremo. Ci sarà il sequel del famosissimo Detective Pikachu. È un gioco che avevo iniziato a portare sul canale, poi l'ho interrotto e l'ho finito per conto mio. Ed è stata davvero un'esperienza magnifica. E poi il film. Mamma mia ragazzi, il film, forse il primo, insieme a JoJo, film live action tratto da un videogioco o manga, e anime anche, che effettivamente è fatto come grazia comanda. Davvero, davvero un bellissimo film. Poi, altri derivati, altri spin-off di Pokémon. Per derivati si intende spin-off di Pokémon. Tranne il DLC che esce proprio questo mese, secondo me tutto potrebbe essere. Che Nintendo abbia la nuova console in cantiere era chiaro. Il meme di la Switch a metà ciclo vitale. Sì, è dal 2020 che si fa sto meme. Ormai è finita. Sono 6 anni che ci sta in giro. Basta, è finita la console. Quindi, decima generazione sulla nuova console è chiaro e per forza. La decima, però, non il remake, possibile remake di Bianco e Nero. Non esce quest'anno, spero. Anche se io ho detto che dovrebbe uscire il remake di Rubino e Zaffiro, ma quello è un concetto mio su un piano astrale che le persone normali non possono comprendere. Perché bisogna essere anormali per capire il mio pensiero, quindi state tranquilli, voi siete normali se non lo capite. Però sarei più curioso della decima generazione di questi derivati di Pokémon. Perché de questi spin-off derivati possono dire tutto e possono dire niente. Se tu mi dici Cafe Remix, i DLC di Pokémon Quest in Cina, perché in Cina continua ad andare forte Pokémon Quest per qualche ragione, allora ti dico ok, chi se ne frega, ma se tu mi dici Pokémon Mystery Dungeon, ragazzi, qui già iniziamo ad avere seri problemi, perché Pokémon Mystery Dungeon è tanta roba. Però questo presunto leaker a sto punto, chiamiamolo, a 700.000 fan. Per avere tutto questo seguito, devi o intrattenere a bestia la gente o dare informazioni vere. Quindi, tra l'altro, si vocifera che a breve ci sarà il Nintendo Direct. Ma è una cosa che si fa tutto l'anno, da gennaio a dicembre, ogni giorno c'è un Nintendo Direct la prossima settimana. Quindi non ci conterei più di tanto, ma sarebbe ora. Tra l'altro, Nintendo ha detto che non parteciperà all'E3.
di quest'anno. Non ci saranno neanche Sony e neanche Xbox. Quindi chi partecipa alle 3 di quest'anno? Non lo so. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione mostratevi e ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.